È Don Felice di 44 anni e il boy bulgaro di 16 anni. Don Felice è un sacerdote di 44 anni. Poi c'è un boy della Bulgaria di 16 anni. E in macchina facevano delle cose brutte, delle cose brutte. E il boy faceva o si faceva fare delle cose brutte. Da Don Felice il cambio di denaro. Io non so come, ma la cosa è finita nelle mani della magistratura. Ed ora il povero Don Felice di 44 anni deve passare un brutto quarto d'ora. Io non so che cosa stessero facendo in macchina, non so chi era l'attivo e il passivo, o se si scambiavano i ruoli, non lo so, questo non lo so, non so proprio. Ma perché poi stavano in macchina? Non so perché stessero in macchina. Io non lo so, con tutto rispetto parlando, Don Felice era, non so, un prete, un parroco, un viceparroco. Chissà quanti posti che c'erano nella sua parrocchia, andare a fare certe cose in macchina. Beh, il fatto sta, insomma, che la situazione ora è nelle mani della magistratura, eh. Io non so chi è, come mai la cosa è finita nelle mani della magistratura. Si vede, forse il boy bulgaro di 16 anni non è rimasto contento, oppure si sarà sentito, come dire, maltrattato. E magari sarà stato il boy bulgaro di 16 anni a sporgere denuncia, non lo so, guardate, perché nell'articolo che ho letto non si scende nei particolari, eh. Fatto sta che, insomma, che ora questo Don Felice, si chiama anche un bel nome, Don Felice di 44 anni, ora credo che possa debba che debba vedere i cosiddetti sorci verdi. E ora Don Felice avrà dei problemi non solo con la magistratura italiana, ma pure con la sua diocesi, con il vescovo. Può darsi pure che venga espletato, perderà il suo posto di lavoro, che è bellissimo, è il posto di lavoro del sacerdote. E c'è un mio antico video intitolato Antichissimo video, fatti prete sarai felice, lo dico con rispetto parlando. Se io dovessi nascere di nuovo, farei prete e con la mia cultura poi avrei subito una parrocchia, poi farei la carriera, diventerei vescovo, forse pure cardinale con la mia cultura. Beh, insomma, ora che perderà il posto di lavoro dentro il mondo della Chiesa, e dovrà trovarsi un posto di lavoro al di fuori, nel mondo cosiddetto laico, e quindi si trova in una brutta posizione. Caro Don Felice, scrivimi caro, fammi conoscere qual è il tuo preciso recapito postale e io ti farò pervenire completamente a mie spese una copia di questa mia opera, vedi, La stirpe del serpente, e tu leggendola sarai più sereno. Va bene, Don Felice, va bene, Don Felice. Cari, io altro non so perché la notizia giornalistica è molto breve, non scende nei particolari. È certo che sono cose molto tristi, capito? Molto tristi. E poi fare certe cose in macchina. Va bene, cari amici, come al solito io vi dico a tutti tanti cari saluti da La stirpe del serpente.